je eerst honger door droogte en... Allora, sì, Neil Young... Posso definirlo cantante, musicista e pacifista, sì, visto da fuori? Sì, certo. Young, di origine canadese, comunque diciamo nordamericano, e lui stesso non fa una grande differenza perché poi vive in California dagli anni 60, quando era addirittura scappato dal Canada senza un permesso di lavoro e aveva dovuto aspettare qualche anno per poter lavorare professionalmente perché l'industria discografica già negli anni 60 era organizzata molto. Senti, vogliamo vedere l'intervista che tu hai curato di Neil Young? Sì, io volevo dire al pubblico siccome ecco, sono, quanti sono i punti che vengono trattati? Sono 5 punti salienti che poi dopo ne parleremo anche con loro e sono un po' il suo passato perché gli pesa, chiaramente viene fatto pesare molto il suo passato importante. Quale passato? Un passato che l'ha portato a essere una specie di guida, certo, anche giovanile, vent'anni fa è diventato, e ha scegliere cambiato anche personalmente una... di scomparire. Poi la svolta che c'è stata alla fine degli anni 70, quando è arrivato il punk, di cui lui un po' è stato padre, e poi il nuovo disco che è splendido, Harvest Moon, che esce in questi giorni, che è uscito in questi giorni, e infine come lui vede gli anni 90, sorprendentemente li vede molto simili agli anni 60, quindi ascoltiamolo di persona. Sentiamo l'intervista allora. It's been pretty good. Allora dice, il mio passato è stato molto bello, ma non mi guardo spesso alle spalle. Lo faccio solo quando la gente me lo chiede. Perché ci vuole molto per guardarsi alle spalle, ci vuole molto tempo. E comunque il passato è sempre lì vicino a te. Perciò sento che più lo lascio dov'è, meglio mi sento. E ho tempo per guardare al domani. Con i Crazy Horse avevamo raggiunto un livello di durezza con Russ Never Sleeps nuovo. Però la stessa cosa era già successa 10 anni prima, nel 1969, con il disco Everybody Knows This Is Nowhere. C'era una canzone, Cinnamon Girl, che si è ascoltata attentamente alla fine, è ricca di feedback, di distorsione, che già indicava delle cose che sarebbero accadute più avanti. Addirittura col mio gruppo negli anni 60, i Buffalo Springfield, non ci sono registrazioni dal vivo, ma se ce ne fossero state, si capirebbe che questa cosa già andava alla prima metà degli anni 60. Quindi ci sono dei punti importanti, delle pietre miliari. Sempre con il gruppo Crazy Horse noi avevamo registrato Like a Hurricane nel 75, che era addirittura 4 anni prima di Rust. Riguardo al fatto che Harvest Moon possa aver successo, non si può sapere mai di queste cose. Però il disco mi piace molto, mi sono divertito a farlo. Adoro quello che esprime. Però adesso è il momento di guardare di nuovo avanti. Vedere cosa accadrà. La canzone di questo disco, War of Man, l'ho scritta lo scorso anno, nell'estate o circa nell'inizio dell'inverno. Cioè, sì, credo di averla scritta all'inizio dell'inverno. Di un anno fa. Si legava a un ritratto degli animali, delle piccole creature viventi. E soprattutto al fatto che non hanno voce in capitolo. Quando noi, la razza umana, decide di fare una guerra, decidiamo di avere questa, di fare questa guerra in un certo punto, e quindi che un certo numero di persone saranno uccise, che un certo numero di città verranno distrutte, metteremo i nostri aerei qui e scaricheremo il carburante in un altro posto, e dove poi metteremo i prigionieri. Questo senza mai prendere in considerazione che le creature della natura non sanno assolutamente quello che noi uomini stiamo facendo. E quindi quando questo accade per loro è una grossa sorpresa. È una guerra dell'uomo, come dice appunto il titolo del brano. E quindi l'unica cosa che loro sanno e che notano è
per pochi attimi prima di morire. E quando se ne renderanno conto, saranno già morti. Riguardo al sociale, secondo Young, sono stati i mass media a dare molta coscienza alla gente di quello che accade. Secondo lui, gli anni 60 e gli anni 90 non sono molto diversi, soprattutto per il pubblico che segue i movimenti di protesta attraverso i cantanti su situazioni diverse e temi diversi. Secondo lui è proprio lo stesso degli anni 60. Forse gli anni 90 sono sicuramente più simili a 30 anni fa, molto più degli anni 70 e 80, anche se c'è più materialismo e le cose sono molto più categorizzate. Però è lo spirito che secondo Neil Young c'è qualcosa che sta succedendo che non è successo negli ultimi 15 o 20 anni. Ma non sono poi tanto d'accordo che tra gli anni 60 e gli anni 90 non ci sia molta differenza. Comunque non lo voglio giudicare, l'ha detto lui. Secondo te, qual è la caratteristica che ha reso Neil Young un personaggio così, così importante nel mondo della musica? La poesia, questa sua vena poetica? Sì, sicuramente. Una cosa che l'ha reso importante musicalmente è stato la sua originalità, il fatto di fare le cose semplici ma non banali, semplici ma non facili. Che come lei sa molto bene sono due cose differenti. Beh, sì, e soprattutto semplici, sì, di avere sempre questa struttura musicale molto, molto semplice, molto spartana, e soprattutto di essere un artista, se mi consentite, che sta più nello spazio che nel tempo, nel mondo del rock. Il mondo del rock è abbastanza effimero, poi è una parola che ormai comprende, si butta dentro di tutto nel rock. Ecco, lui è stato uno anche di quelli che ha dato la svolta tra gli anni 60 e 70. È arrivato un attimo dopo i grandi gruppi, i grandi movimenti degli anni 60. Questa differenza che hai fatto tra il tempo e lo spazio mi sembra un po' azzardata. Se ci fosse un filosofo potrebbe darci una mano, ma né io né te non intendevo in senso filosofico, intendevo soprattutto per quanto lui sia uno che non si lega al contingente. A parte in un paio di episodi non si troverà mai nella sua poetica scritta un riferimento al contingente che quindi lo lega a certi periodi, che poi è quello che ovviamente... Sì. Vogliamo sentire i ragazzi se hanno qualche cosa da chiedere a proposito. Per loro deve essere davvero un mito, per la mia generazione no, ma per loro sì è un mito Neil Young. Ditemi ragazzi. Sì? Io volevo sapere se nella musica di Neil Young ci sono degli influssi di altri artisti. Sì. E in caso affermativo chi? Sì, Young, allora, in breve, Young, la sua carriera professionistica è iniziata circa nel 66, quando ha iniziato a registrare con i Buffalo Springfield, un gruppo che ha influenzato moltissimo poi i gruppi di oggi. Non sono conosciutissimi, ma sono molto importanti. Nei Buffalo Springs militava Stephen Stills, che aveva poi formato il supergruppo Crosby, Stills, Nash & Young, che sono conosciutissimi. Crosby, Stills & Nash hanno suonato anche ad aprile in Italia. Young, una delle grosse influenze per lui è stato sicuramente Bob Dylan. Le sue influenze sono a livello probabilmente più spirituale che musicale in sé per sé. Il riferimento dell'intervista per esempio al feedback, alla distorsione musicale, parla di uno dei suoi eroi, cioè di Jimi Hendrix. Jimi Hendrix è sicuramente uno degli eroi di Young. Nel nuovo album c'è anche addirittura una canzone che si intitola From Hank to Hendrix, che vuol dire da Hank a Hendrix. Adesso vogliamo vedere altre immagini. Parlando di nuovo album, sì. Sì. Vediamoci delle immagini che sono ancora inedite di Neil Young quest'anno dal vivo con la sua chitarra. Ecco. Young, in questi concerti che ha tenuto all'inizio dell'anno e che sta tenendo adesso, prima addirittura dell'uscita del disco, conferma la sua tendenza a suonare i propri brani al di là delle scadenze discografiche. Questo brano che adesso vedremo e ascolteremo con più attenzione si intitola Harvest Moon, la luna del raccolto, ed ha anche il titolo al suo nuovo album, che è uno dei dischi più importanti e più riusciti di tutta una carriera. Verrà in Italia a suonare? Dovrebbe venire in Italia il prossimo anno, probabilmente acustico o forse con un gruppo, ma non improntato all'elettricità che l'aveva distinto l'anno scorso negli ultimi 2 o 3 anni. Let's go out.
Senti, tra questa canzone di adesso, proprio l'ultimissima, e le canzoni di 20 anni fa di Young, che filo conduttore c'è? C'è una malinconia maggiore, lui è sempre stato comunque uno molto malinconico. Questa è una canzone d'amore. E comunque c'è anche questa sua volontà di slegarsi dalle categorizzazioni. Certamente lui è una persona attenta a quello che accade fuori, però lui stesso ha detto che in un essere umano ci sono vari livelli, e oltre al livello sociale e politico c'è anche il livello personale, privato. E quindi sentimentale. Sentimentale, esatto. Quindi vari livelli, ed è giusto, cioè, che un artista di musica rock sia in grado di esprimerli tutti, solo che non sono in molti a saperlo fare. Bene, con queste ultime note della canzone di Neil Young, noi chiudiamo questa puntata del Circolo delle 12, sicuri di aver fatto molto piacere ai nostri giovani amici. Vi do appuntamento come sempre a domani alle 12:10. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci domani alle 12:10. Love your smile. Now we're headed for the big divorce, California style. I hear myself singing like a long lost friend, the same thing that makes you live can kill you in the end. Gentlemen, Spike.